Allora, glielo vogliamo dare questo atto di fiducia a Kalia, l'era dei fondamenti? Scopriamolo insieme in questo video. Sigla. Kalia, l'era dei fondamenti, numero 6, atto di fiducia, come sempre di Luca Lamberti e Leonardo Cantone, con il layout tuttora di Luca Lamberti e i disegni questa volta di Dario Talarico. Torniamo nel mondo di Teia, nel mondo fantasy creato appunto da i suddetti autori appena citati. Siamo al crocevia, come dice lo stesso, se non sbaglio è in questo caso, no, tutte e due lo dicono LL, come dicono nel frontespizio i due autori. Siamo diciamo nel giro di boa di quella che potrebbe essere definita la prima stagione di Kalia. Ciò nonostante siamo comunque ancora agli inizi di quella che sicuramente è o dovrebbe essere una saga molto lunga, perché si sa, le saghe fantasy sono per antonomasia sono lunghe, ci portano in un lungo viaggio in un mondo sconosciuto e ce lo fanno appunto conoscere piano piano. Quindi in questa stagione, scusate, in questo numero 6, in questo metà di stagione di questa saga, o se vogliamo dire in questo fine primo tempo di questo primo tomo, dove saremmo stati se fossimo appunto stati in un'altra saga fantasy? Mi viene in mente, non lo so, il consiglio di Elrond a Gran Burrone. Ecco, questa cosa in Kalia sento che manca, sento che siamo ancora all'inizio del viaggio. Abbiamo scoperto vagamente il popolo dei nani, abbiamo scoperto in questo numero diciamo il punto che approfondisce, diciamo, la storia rispetto agli altri numeri è il fatto che si va un pochino a navigare nelle origini segrete, nelle origini di Kalia, della sua infanzia, ma anche in questo caso ci hanno mostrato delle cose, ma non ci hanno svelato nulla, perché è Kalia stessa a non saperle. Pare che Kalia sia appunto figlia tra virgolette adottiva di un padre che l'ha cresciuta e l'ha detestata, e figlia naturale invece di una madre, la sposa di questo padre diciamo adottivo, che si è ritrovato una figlia in casa che non voleva, quello che si può definire una bastarda in casa che non voleva, probabilmente perché sempre secondo questo padre, probabilmente perché qualcuno, qualcosa ha messo incinta la persona che amava di una creatura che non è sua, tant'è che appunto ha questo stranissimo aspetto. Ciò nonostante non è una Jaldest, ciò nonostante non può essere una Jaldest perché pare che i Jaldest e gli umani non possano accoppiarsi generando mezzi Jaldest, e quindi non si sa che cosa sia, non si sa cosa sia successo di preciso rispetto a quella che è la norma del mondo di Teia. Ma siamo al numero 6 e finora abbiamo sempre visto prima eccezioni che norme, quindi mi viene da pensare che anche Kalia sia un'eccezione. L'importante è che ce la spiegheranno bene, sicuramente. Sicuramente ci sarà qualcosa che ha a che fare con le origini di Kalia, il suo aspetto simile a un Jaldest, che sarà l'ennesima eccezione a questo mondo fantasy. L'altra cosa che mi viene da pensare dal punto di vista dei disegni, non certo dal layout, perché comunque il layout è classico e quasi bonelliano in alcune tavole, e il layout è sempre deciso appunto da Luca Lamberti, però il disegno in sé e anche la scelta del disegnatore ovviamente mi fa venire questa domanda: ma è un fantasy? È un fantasy bonellide o è un manga italiano? Perché alcune espressioni ci sta che diano questa ventata di freschezza a un'opera che si deve distanziare sicuramente dall'altra proposta fantasy italiana che c'è sul mercato, che è Drago Nero, che comunque è la testata Bonelli più venduta. Ma allo stesso tempo, in un fantasy, non lo so, io mi aspetto un aspetto dei protagonisti più realistico, meno cartunesco.
cartunesco, io me lo posso aspettare dal Goblin, me lo posso aspettare dagli orchi, dai nani, però la componente antropomorfa, quindi gli umani o gli umanoidi, quindi Lena, Aridan, Kalia stessa, quando fanno certe espressioni, spererei che fossero un po' meno caricaturali, soprattutto nei primi numeri, per stabilire uno standard. Poi ci si può sbizzarrire, lo sapete, io l'ho sempre detto anche quando si parla del Color Fest di Dylan Dog, io amo le sperimentazioni, però ci deve essere una base, anche in questo caso non si può partire dalle eccezioni e poi mostrarci la regola, altrimenti non ci si capisce nulla. Ora, molte espressioni sono davvero molto intense, mi piacciono, altre sono molto cartunesche e io mi rendo conto che disegnare delle espressioni super accentuate in base a un certo stile di disegno possano, come si può dire, veicolare meglio l'emozione stessa. E se fosse stato un disegno più verosimile alla realtà, molte espressioni facciali si sarebbero quasi non capite così bene, sarebbero potute essere state confuse, coniugazione dei verbi oggi a caso. E quindi, cioè, lo capisco questo, ma allo stesso tempo, appunto, io mi aspetto che i primi numeri mi diano anche un'indicazione dal punto di vista del disegno, e trovo dai disegni che ho visto, a me sembra sempre di più di leggere un manga italiano di stampo fantasy in un layout bonellide. Non lo so, raga, io non lo so. In tutto questo, come ho già detto negli altri numeri, la storia non mi ha preso tantissimo, quindi glielo stiamo dando l'atto di fiducia a Kalia numero 6? Onestamente no. Molti si sono lamentati che il numero scorso, il numero 5, era forse il più debole finora. Io sono stato contento di aver visto il popolo dei nani, ma mi è piaciuto meno questo numero, il numero 6, rispetto al numero 5, per tutti i motivi sopracitati. E come vi ho detto in altri video, sempre su Kalia, il personaggio che più amo di tutto questo, il personaggio che più mi fa venire voglia di comprare il numero successivo e andare avanti, è il Morbo Pallido. Il Morbo Pallido in questo numero è assente, e ci sta, meno male che non sia sempre presente in ogni numero, sennò che due palle. Però io, che amo la vicenda del Morbo Pallido, che comunque è quello che collega tutto, anche in questo numero si è nominato la guarigione del Morbo Pallido, gli interessi che ruotano attorno alla, diciamo, alla distruzione di questa pandemia o a farla continuare per gli esperimenti, le sperimentazioni dell'elfo Varnon. Però se non c'è presente in modo efficace il Morbo Pallido, io che sono un fan di questo Morbo Pallido, non ho trovato questo pathos, questa voglia. Quindi davvero, ragazzi, non so se continuare. Sicuramente non è questo il caso, cioè in questo caso io l'ho letto, Kalia l'ho letto subito, non ho avuto modo di registrare subito il video, però probabilmente dai prossimi mesi mi prenderò il mio tempo sia nell'acquisto che nella lettura, e di conseguenza nella recensione. Non so se, cioè, non penso di abbandonarlo così. Sicuramente continuerò a leggerlo, però proprio perché deve essere un piacere la lettura, non deve essere un compitino e non deve essere assolutamente un lavoro, anche perché ti pagano quando lavori, io non sono pagato per fare questi video, preferisco prendermela con calma e almeno gustarmi un pochino di più Kalia. Se poi anche così non ingrana, ragazzi, è stato bello, non sono in target, non è il mio genere, quindi continuerò a parlare di Samuel Stern, di Singularity, che ho adorato, come ho già detto nel video dedicato, e delle Tartarughe Ninja, non appena ristamperanno il 59, e così via, e così via, e così via. E parlerò anche dei film Marvel, quando usciranno, delle uscite più importanti, sicuramente
anche se magari interessano meno in questo canale, sono punti saldi che ci tengo a, dove ci tengo comunque a far presente la mia presenza. Che cacofonia che c'è in questo video, scusate. Ecco, comunque questa è un po' la mia opinione sul numero 6 di Kalia, atto di fiducia. Non riesco a dargli il mio atto di fiducia, titolo, uno dei titoli più belli di questo periodo, dopo quello che arriverà del prossimo Dylan Dog, ovvero "E ora non rimase più nessuno". Quindi questi titoli, ecco, come si dice, premonitori, insomma, di questi numeri, sono fantastici, è forse la parte che ho adorato di più. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Non fatevi assolutamente influenzare da una persona che non mastica fantasy a fumetti, quindi fatevi la vostra opinione, andate avanti a leggerlo se vi piace. Assolutamente, soprattutto se guardate le recensioni per capire se comprare o meno questo fumetto, guardatene almeno più di una, ma soprattutto andate in edicola, sfogliate il numero, capite se a voi può piacere, perché sicuramente è chiaro che se andate su un blog di cucina e gli chiedete che cosa ne pensano dell'ultimo cappotto di Dolce & Gabbana, ok, in questo caso io sì leggo i fumetti, sì leggo i Bonelli, sì leggo i Bonellidi, sì leggo il fantasy, ma non leggo Dragonero, non ho mai letto Dragonero, non amo il fantasy a fumetti, di conseguenza io ne parlo perché amo la Bugs, ho amato i prodotti da Edicola che ha fatto la Bugs finora, però ci sta che non dobbiate prendere la mia opinione per oro colato, quindi mi raccomando fatevi la vostra idea e scrivetemela qua sotto nei commenti. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e vi dico arrivederci al prossimo, che sarà sullo speciale dei Power Ranger per i 30 anni dall'uscita occidentale, diciamo, ma ne parleremo meglio nel video dedicato. Grazie ancora, arrivederci.